Padre Pio a Padre Benedetto da San Marco in Lamis, suo direttore spirituale. Mio carissimo Padre, Gesù, sole di giustizia, rifulga sempre sul vostro spirito, avvolto nelle misteriose oscurità della prova, voluta da Lui stesso e direttamente. Cosa dirvi riguardo di ciò che mi dimandate, del come sia avvenuta la mia crocifissione? Mio Dio, che confusione e che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che Tu hai operato in questa Tua meschina creatura. Era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi, interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno, e mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani ed i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù, che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dal scongiurarlo, affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché lo veggo impossibile, ed io sento di volermi inebriare di dolore. Ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile ed insostenibile. Il personaggio di cui intendevo parlare nell'altra mia precedente non è altro che quello stesso di cui vi parlai in un'altra mia, visto il 5 agosto. Egli segue la sua operazione senza posa, con superlativo strazio dell'anima. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare
simile ad una cascata che getta sempre sangue. Mio Dio, è giusto il castigo, è retto il tuo giudizio, ma usami al fine misericordia. Domine, ti dirò sempre col tuo profeta, Domine, né in furore tuo arguas me, né qui in ira tua corripias me. Padre mio, ora che tutto il mio interno vi è noto, non isdegnate di fare giungere sino a me la parola del conforto in mezzo a sì fiera e dura amarezza. Io prego sempre per voi, per il povero padre Agostino, per tutti. Beneditemi sempre. Vostro affezionatissimo figlio, Fra Pio. San Giovanni Rotondo, 22 ottobre 1918.